Tutte le organizzazioni criminali storiche oggi sono in forte difficoltà dal punto di vista dell'assetto organizzativo, dell'assetto strutturale, ma sono ancora dotate di grande capacità economica. I traffici di stupefacenti rendono quantità di capitali estremamente importanti che poi vengono reinvestiti all'estero, ma vengono reinvestiti anche in Italia. Questo crea intorno alle organizzazioni criminali dei consensi che poi vengono spesi per poter ottenere ulteriore consenso sul territorio. Da nord a sud l'azione investigativa e giudiziaria, con arresti, sequestri, la caccia ai patrimoni e alle organizzazioni mafiose anche all'estero, non conosce sosta, eppure i clan resistono, attirando a sé professionisti, imprenditori, figure del mondo finanziario e delle istituzioni. La relazione della Direzione Investigativa Antimafia traccia un quadro della sfida alle mafie che non ammette amnesie o distrazioni per impedire che le cosche conquistino pezzi sempre più ampi dell'economia e delle risorse del paese, puntando sui fondi europei per la ripresa. Sono sempre più interessati ad acquisire appalti, ad acquisire commesse, soprattutto in relazione al settore sanitario, la necessità di rimodernare ospedali, di creare nuovi posti letto in situazione di emergenza, quindi senza poter utilizzare tutte le procedure previste per la prevenzione della criminalità, dell'aggressione della criminalità negli appalti pubblici, fa sicuramente sì che la criminalità organizzata trovi ampio spazio per poter operare. In questo momento si stanno organizzando in maniera estremamente decisa, estremamente forte, per aggredire quelli che sono le imprese più deboli, che hanno bisogno di capitani, che hanno bisogno di liquidità, sono pronti a subentrare a quelli che sono i normali canali del credito per entrare prima nel capitale delle aziende e poi assorbirne completamente. Nel primo semestre 2020 la Direzione Investigativa Antimafia, tra 54.228 segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, ne ha individuate 1.691 direttamente connesse alla criminalità mafiosa e 6.292 riferite ai cosiddetti reati spia, cioè collegabili a indicatori di attività della mafia. Nello stesso periodo sono state 384 le interdittive antimafia, provvedimenti dei prefetti che colpiscono in imprese e imprenditori che risultano in vario modo collegabili alle organizzazioni criminali. Un enorme numero in aumento delle segnalazioni di operazioni sospette, ma anche un aumento di oltre il 20% delle interdittive antimafia emesse dai prefetti.